Der Mathe Zyklus beschleunigte mit der Einführung von Textilmaschinen. Nel 1947 aprì in Svezia la prima catena di fast fashion. H&M, che vende solo abiti femminili, ma in futuro in Spagna viene fondata Zara nel 1975 e arriva la velocità Natch Inditex. Dove tra una collezione e l'altra il tempo è sempre più ravvicinato, ogni settimana c'è una nuova spedizione dalla Spagna. In der frühen 2000er Jahren beschleunigte sich das Tempo und eine zunehmend dynamische und komplexe Produktionskette wurde geboren und selbst die reichsten Verbraucher waren davon begeistert. Arriva la rete e-commerce, un modo più veloce di fare shopping e nel 2008 nasce Shein. Massima espressione del fast fashion e dei consumi online che oggi produce articoli appena dopo 3 giorni l'identificazione di una nuova tendenza. Millionen von Menschen werden jeden Tag in Fabriken, die Sweatshop genannt werden, ausgebeutet und unsicheren Arbeitsumgebungen ausgesetzt. Inoltre emerge che le compagnie non hanno sistemi di logistica abbastanza sofisticati per gestire i resi che spesso finiscono in discarica. Il fast fashion che era nato come uno sforzo di democratizzare l'abbigliamento. Oggi ha assunto tratti che superano le intenzioni iniziali, portando a cambiare anche le nostre abitudini. Non compriamo quello di cui abbiamo bisogno, ma il superfluo che poi buttiamo via sempre più velocemente. Un cittadino americano medio butta 37 kg di tessuti l'anno e solo uno su 10 finisce in negozi dell'usato o in beneficenza. Il resto in discarica, alcune più visibili di altre. Diesen Punkt liegt ist der Einzuschlande, Richtu klar. Ein Kreislaufsystem aus Recycling wird dafür verdeckten Produkte zu schaffen. Le compagnie di fast fashion devono prendersi le loro responsabilità, ma ora anche noi dobbiamo prenderci le nostre.